piangi ma non sai perché, sei delusa, sì, di che giurerei che non lo sai neanche te. Sorrisi e coltelli per me, ti presento una stronza come te, si chiama felicità. Ta 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 ta. Canzoni alla radio da stonare in autostrada, che è d'estate comunque vada. Canta e sii felice che oggi siamo in gita, canta e sii felice almeno per questa vita. Qua, 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 qua. Oggi abbiamo 16 anni, lo sappiamo bene come fare, con le donne, con gli inganni, dei futuri troppo grandi. Oggi abbiamo 16 anni, lo sappiamo bene dove andare, senza giustificazioni, scene mute, le interrogazioni. Oggi abbiamo 16 anni, lo sappiamo bene dove stare, ma restiamo qui a cantare, ma restiamo qui a cantare. Piangi ancora, ma perché? Sei delusa, sì, di che? Scusa un attimo, ma cosa siamo io e te, eh? Spogliati e di 33, che tra poco arriva un'altra stronza come te. Si chiama praticità. Ta 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 ta. Un tripudio di colori, di buon umore, ma come vedete ci sono temi sociali quanto mai di attualità. Un video molto ma molto carino, veramente, nella esecuzione e anche nella melodia che propone. Si tratta di Wonderland, tratto dal precedente, non ultimissimo, album del nostro secondo ospite di questa mattina, che andiamo a salutare e a ringraziare di essere con noi. Si tratta di Fabio Poli. Buongiorno a te, Fabio. Buongiorno, ciao a tutti. Grazie di essere con noi, Fabio Poli. Un musicista di questa terra che ha partorito in senso artistico tante belle figure. Ovviamente l'auspicio è anche che per Fabio succeda questo. Fabio, che si sta già imponendo all'attenzione della critica, non solo locale ma nazionale, con il suo nuovo album che è uscito qualche tempo fa, non tantissimo, che si chiama Capolavoro Assoluto, all'insegna di una modestia che poi un gioco di parole e un'ironia che è tipica tua, no, Fabio? Sì, Capolavoro Assoluto, volevo mettervi un po' in difficoltà visto che quando lo presentate dovete appunto chiamarlo così. Mi divertiva anche con le recensioni, no? Anche se uno può scriverne male quanto vuole, ma intanto Capolavoro Resta Assoluto capolavoro devi assoluto. Scrivere. E poi anche su Google ho detto, uno cerca la Gioconda, scrive Capolavoro Assoluto, magari track, gli capita il CD, no? Vabbè, molto divertente. Sì, sì, aveva tante... era il titolo perfetto, insomma, per anche auto-ironizzare su se stessi, insomma, perché poi alla fine ognuno che viene qui a presentare il proprio lavoro, che sia un CD, che sia un libro, lo giustamente, insomma, ci crede e quindi lo considera sempre il suo capolavoro assoluto, quando in realtà non lo è molto spesso, ecco. Dove va la melodia? Abbiamo voluto intitolare questa seconda parte della nostra mattinata insieme con Fabio Poli. Insomma, noi non è che abbiamo avuto moltissimi musicisti ospiti, ci fa piacere un po' spezzare quella che è la continuità di un discorso che alle volte può sembrare un po' troppo serio, un po' troppo drammatico, però ricordiamo, Fabio, come avete sentito anche dalle parole, se avete sentito il testo, e il nostro ospite ce lo confermerà o smentirà a seconda del suo punto di vista, non è che come dire, nei suoi testi parli di storielle, insomma, si rifà ad una realtà che è la realtà difficile che viviamo, no, Fabio? Certo, certo. Beh, per me, insomma, le canzoni devono avere una funzione sociale, volenti o nolenti. Non si può, in questo momento storico così delicato, fare canzoni d'amore e basta. Sarebbe come perdere un'occasione se uno crede che la musica possa avere qualcosa di più che non il semplice intrattenimento radiofonico. Certo, anche la melodia era molto piacevole, magari richiamava un pochino qualcosa dei Beatles, magari. Esattamente. Beh, lì, allora, Wonderland, io non la volevo neanche mettere nel CD perché pensavo che sarebbe stato troppo difficile produrla, perché volevo proprio ricreare il sound tipico dei Beatles, che non è che proprio ti metti lì in due minuti e lo fai. E invece, miracolosamente, siamo riusciti, cioè, una banda di fiati, strumenti vintage, si è mescolato il tutto e alla fine suonava, ho detto, miracolo.
A proposito di vintage, vabbè, insomma, ovviamente non pensiamo che ci sia un pubblico di addetti ai lavori che ci sta seguendo, ma la chitarra che imbraccia Fabio è una chitarra non di ultimissima generazione, che però restituisce dei suoni splendidi. Ovviamente abbiamo chiesto a Fabio espressamente di portarsi lo strumento di lavoro anche per deliziarci con qualcosa. Fabio ci ha preparato qualcosa. Avresti già voglia di intonare? Ti faccio sentire qualcosa? Volentieri. Va bene, dai. Accendiamo a una canzone che è contenuta sempre in capolavoro assoluto. Allora, lo ricordiamo, l'album precedente si chiamava Voglio fare il Papa Boy, e invece capolavoro assoluto, scusa, ci abbiamo detto che è uscito non molto tempo fa, di preciso, capolavoro assoluto quando... Fine settembre è uscito l'album, sì. Benissimo, che potete reperire nei migliori negozi e più qualificati negozi, sottolineiamo, certo, di musica. E online, ad esempio, su iTunes o su tutti gli store digitali. E adesso volevo farvi sentire un'anteprima, nel senso che questo sarà il terzo singolo estratto da capolavoro assoluto, che uscirà prossimamente con un video, e la faccio sentire com'è nata, chitarra e voce, si intitola La canzone per Sara. Come nasce un capolavoro? Ma... Grazie. Portati dietro stasera una luna, una strada, un po' di primavera e quella canzone che non ricordi com'era, che è passata in un attimo mentre lei sorrideva e ogni tanto viene su. Portati dietro stasera quel momento preciso che vale una vita intera. Una cosa magica è la sola cosa vera, che è passata un'estate, non vedevi l'ora di volare anche tu. Portati dietro stasera almeno un po' di vento, un po' di vino e un buon lento. E la chitarra suona su un palco vuoto e spento, e un palloncino vola e non vedevi l'ora di farlo andare su. Na 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 na, na 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 na. Un palloncino vola e non vedevi l'ora di volare anche tu. Sì, per nulla banali anche le parole di questa canzone. Ricordiamo che questo è lo spirito unplugged, come si dice al giorno d'oggi, di Fabio Poli, ma poi live si scatena anche in pezzi molto movimentati. Insomma, propone un orizzonte musicale completo il nostro gentile ospite di questa mattina. Fabio, la domanda che ti sarai sentita rivolgere chissà quante volte, come nasce il Fabio Poli cantante cantautore? Cioè, tu da ragazzino ti sei messo a scribacchiare delle poesie che poi sono diventate delle canzoni, ti piaceva strimpellare con la chitarra? Diciamo che fondamentalmente è stato un evento scatenante quando in età di 11-12 anni i miei si sono trasferiti a Cazzago di Pianiga, dove abito tuttora, solamente che all'epoca non era una grandissima metropoli e di conseguenza mi annoiavo molto, perché comunque sei un ragazzino, durante le vacanze estive non conosci nessuno, e pertanto mi sono messo a suonare la chitarra, e la chitarra è diventata col passare del tempo poi un mezzo espressivo, e finché alla fine ho iniziato a scrivere anche delle cose che commercialmente potevano avere un valore, perché comunque molto spesso uno scrive per sé. Poi però c'è la possibilità che magari altre persone condividano l'emozione e il sentimento che uno va a mettere nella canzone, e quindi a un certo punto mi sono accorto che erano anche delle canzoni che potevo far sentire agli altri e anche pubblicabili, e tutto questo ovviamente sono passati 20 anni, non è che abbiamo fatto in 2 giorni. E poi tutte le esperienze professionali, insomma, che ho avuto come musicista mi hanno portato, forse un po' tardi, però a fare dei CD di musica originale.
Cazzago di Pianiga, lo ricordiamo, un piccolo centro, tra l'altro non fa neanche comune, dovrebbe essere una frazione, di vero? Pianiga, sì, una frazione del comune appunto di Pianiga, siamo in bilico tra le province di Padova e Venezia. Il tempo davvero vola, soprattutto in compagnia di buona musica. Noi ci fermiamo qualche istante prima di concludere, insomma, in maniera dignitosa con un ampio spazio dedicato al nostro ospite Fabio Poli, che ritroveremo tra qualche minuto. A tra poco. Ultimo momento di 7 in punto, siamo ancora in piacevole compagnia di Fabio Poli, cantante, cantautore di Cazzago di Pianiga, per cui insomma delle nostre parti tra le province di Venezia e Padova, che ci ha raccontato la sua esperienza, Dove va la melodia, abbiamo voluto intitolare questo spazio musicale. Fabio, tu sei un cantante giovane, dici che non hai iniziato giovanissimo, insomma, non sei Michael Jackson, ecco, che ha cominciato con i Jackson 5. Andavo a giocare a calcio con gli amici. A quei tempi. Eh sì, hai fatto giusto il percorso di una persona, insomma, normale. E, Fabio Poli, cantautore, se un giorno ti proponessero di andare a Sanremo, cosa risponderesti? È una domanda difficile, perché ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Se mi proponessero di andarci, probabilmente ci andrei e starei al gioco comunque di una manifestazione che c'entra poco con la reale musica italiana, però dà tanta visibilità in pochi giorni, ci sono tutte le radio lì, tutte le TV lì e ascolti da milioni di persone, per cui obiettivamente come promozione è particolarmente efficace. Sì, perché noi pensiamo al giorno d'oggi, cioè come ci si può imporre nella scena? Vabbè, c'è la rete che in qualche modo aiuta, ma dal punto di vista tradizionale, tu sei, caspita, riuscito nell'impresa di realizzare un EP e un CD, un extended play, cioè un CD con alcuni brani e poi un CD vero e proprio. Cioè, quanto è difficile ad oggi riuscire ad imporsi senza passare attraverso il talent show, perché sembra che ci siano solo quelli dei talent show, o attraverso situazioni che non sono magari quelle più artisticamente apprezzabili? Beh, io voglio sperare che esista ancora la vecchia gavetta e il passo dopo passo attraverso il quale uno possa progredire, se ne vale la pena, se piace. Voglio sperare, insomma, che esista ancora la meritocrazia, ecco. Ovviamente non si sa questa cosa, perché effettivamente se non passi per un talent show piuttosto che appunto per determinati canali, la visibilità è estremamente ridotta. La rete è comunque un buon supporto, ad esempio, poi i concerti dal vivo sono un'altra cosa buona, e si spera, insomma, che prima o poi qualcosa accada. Effettivamente la situazione, la crisi è generalizzata, insomma, e in ambito musicale si sente tantissimo, perché io sono dell'idea che lo stato di salute di una nazione, di un popolo, si veda molto più chiaramente dalla produzione artistica che c'è in quel periodo, e oggi siamo messi abbastanza male, insomma, anche da questo punto di vista, però insomma la speranza c'è, potere, sì dai, poi la musica è sempre una forza che... Cioè, allora ti dico, noi a Cazzago di Pianiga, anche con i miei amici Rumatera ad esempio, abbiamo costituito, abbiamo un'amicizia molto forte e magari ci diamo una mano, anche loro sono totalmente autoprodotti, e alla fine vedo che insomma da qualche parte stiamo arrivando, per cui magari cambia il periodo, ecco, quindi si può ritornare come magari era negli anni 70, dove la musica era una cosa legata un po' più alle idee e alla voglia di fare musica che marketing. Insomma, Cazzago di Pianiga rischia di diventare una piccola patria musicale, una cosa che non dovremmo dire, tenete d'occhio le edicole, perché il prossimo mese ci sarà un qualificato, ecco, mensile, che parlerà anche di personaggi con cui abbiamo avuto a che fare. Chiusa la parentesi. Ci perdoni Fabio per questa indiscrezione, ma ci fa anche piacere non solo conoscere da vicino un artista nel nostro territorio, anche capire, insomma, i passi che ha compiuto per arrivare dove è arrivato. Fabio, ci sono ovviamente dei modelli a cui ti sei ispirato, immaginiamo i cantautori italiani, perché tu sei un cantautore. Certo. Uno dei brani che più ti è rimasto nel cuore, che forse può aver ispirato... Beh, diciamo che io ho proprio un altarino
dove metto Rino Gaetano, Lucio Battisti, Vasco Rossi e poi tutti i cantautori storici, De Gregori, Venditti, Guccini. Però, i primi tre sono quelli. Hai cominciato con un nome che era un po' il senso dell'artista scomodo anche, diciamo, perché Battisti, forse il più grande, perdonate la considerazione di carattere personale, Vasco Rossi, dicono che se anche canta l'elenco telefonico, lui va sempre in testa alle classifiche, ne dobbiamo dare atto all'artista di Zocca, però Rino Gaetano, cioè, è stato veramente una rivoluzione nella musica italiana, insomma, una rivoluzione in un periodo in cui si parlava già di rivoluzione, lui è riuscito ulteriormente a dare un senso anche. Beh, infatti la cosa che io quando ho fatto questo CD, volevo fare un CD sull'attualità, cioè raccontare le visioni che un ragazzo come me ha del mondo d'oggi. Quando l'ho finito mi sono accorto che in realtà l'attualità di oggi, purtroppo, i problemi di oggi erano praticamente gli stessi, se non anche si sono acuiti, che aveva Rino Gaetano negli anni 70. Quindi alla fine anche l'attualità è statica. Mamma mia, sì. E questa è stata una riflessione col disco in mano, insomma, effettivamente così. Ad esempio, Bravi Tutti, poteva essere stata scritta all'epoca, le contraddizioni sociali sono sempre le stesse. A proposito di Bravi Tutti, lo ha citato Fabio, abbiamo il piacere di presentarvelo, attenzione, guardatelo bene, è un video breve, ma da seguire non solo per le immagini particolarmente riuscite, che magari per quelli che hanno memoria più lontana rimandano magari ad altri video, ma forse è proprio una satira, non solo di quei video, ma anche una satira dei tempi in cui viviamo, per cui occhio e orecchio a quello che ascoltiamo. Bravi Tutti, tratto da capolavoro assoluto. Bravi tutti, bravi tutti. Bisogna essere farabutti. Tutti in cassa integrazione. A leggere il sole 24 ore. Mani acrobati e stagisti. Pasti per i comunisti. Laureati in lettere. Bravi tutti tranne me. Bravi tutti, bravi tutti, indebitati con i mutui, dimorati del Signore, ma puttane tutte le ore, orchestrine cover band, bravi tutti tranne me. Bravi tutti, bravi tutti, condonati e cornuti, depenalizzati per l'occasione, intervistati dalla signora della televisione. Dunque, cosa ha provato mentre accoltellava suo cognato? Ma devo dire, niente di che. Applausi per tutti tranne me. C'è il calcio che mi dà soddisfazione tutti i giorni e tutte le ore, che non pensa alla pensione, ma per fortuna c'è l'oroscopo che mi dice cosa fare se ho un futuro troppo piccolo, beh, me lo farà allargare. Ma per fortuna che c'è il prete che mi tira sul morale, otto per mille subito e poi lo potrò toccare questo cielo così blu, basta la benedizione. Per fortuna c'è la mamma che mi fa la colazione aspetto che ritorni, mentre aspetto che ritorni Marilyn. Bye, bye.
82. Sessanta. Oh, non è mio. 64. Non esatto, è un'altra. Non è un'altra, senti. Molto divertente, avete visto, ha saputo coniugare secondo me in maniera molto abile, sia dal punto di vista della canzone ma anche della regia, una storia che riflette sui temi del giorno d'oggi e che poi si risolve in questa maniera, insomma, con i proprietari che arrivano e che voi che praticamente siete i badanti, no? Insomma, è un po' la dittatura degli anziani, dittatura degli anziani nel nostro paese. Sì, ecco, anche quella è una riflessione che crediamo significativa. Diciamo che pur in una situazione così difficile, diciamo appunto che non mancano gli spunti per le canzoni. Ah, sicuramente, sì sì. Ce ne sono tutti i giorni, anzi. Ma come nasce una canzone? Perché uno si domanda sempre, ci possono essere magari, non so, delle settimane in cui non ti viene niente e altre in cui magari non finiresti mai di scrivere, ti capita? Il processo creativo è una cosa molto strana, perché comunque, un esempio, io e Bob Dylan, che non siamo proprio uguali, scelto un termine di paragone, però alla fine partiamo tutti e due allo stesso modo, foglio bianco, chitarra davanti, poi lui fa delle cose ottime, io magari cerco insomma di portare a casa il risultato e quindi è una cosa magica, se vogliamo, anche perché alla fine non è garantito che esca fuori niente. E come in tutte le cose, l'allenamento è fondamentale, perché comunque c'è un'abitudine alla scrittura che ti porta a essere più efficace e poi è un lavoro un po' strano, perché devi coniugare la melodia con il testo e con l'arrangiamento, quindi effettivamente devono mettersi assieme tante cose. Personalmente non ho grossi problemi, nel senso che comunque appunto basta guardarsi attorno, si può scrivere di qualsiasi cosa al giorno d'oggi, però sì, non è mai garantito insomma alla fine. C'è sempre il tema dei giovani, insomma, assai ricorrente, anche perché insomma il lavoro dei giovani, tanto per oggi dovrebbe essere il break della politica, come lo sarà anche domani per la nostra trasmissione, però inevitabilmente un riferimento a tematiche, certo, contingenti, attuali, non ci può non essere, insomma, tanto più in chi fa musica, insomma. Beh, c'è una canzone sul precariato, sempre, anche se è difficile ironizzare sul precariato, sì, la verità, che si intitola Scado a giugno, che mi è stata ispirata da un mio amico che poi ha curato la grafica dei CD, che si chiama Andrea Temporin. Un giorno vado con lui a bere una cosa al bar e gli chiedo come va, e mi viene risposto: scado a giugno, perché è un precario. Allora a quel punto là la canzone è già nata lì, sì, perché alla fine la riflessione era questa, cioè una vita a scadenza dove non puoi fare niente. Ovviamente poi si cerca di ironizzare, perché secondo me è più efficace come messaggio, arriva più facilmente le persone, piuttosto che fare il pistolotto sul triste destino dei giovani di oggi. Per cui a quel punto là ho cercato comunque di dare un senso ironico e anche di renderla, per quanto possa essere insomma divertente tra virgolette, insomma, che uno la possa ascoltare e farsi un sorriso magari amaro, però comunque credo che sia più efficace comunicativamente parlando così che fare la canzone lenta, triste su questi argomenti. Fabio, tu non ti senti un precario della musica? Io ho sempre visto la musica come una passione, in realtà, anche se è da tanti anni che suoniamo, per cui vado avanti perché ho voglia di scrivere le canzoni, faccio i dischi, faccio i concerti perché mi piace farli, e non sarei obbligato, ecco, insomma, non mi sento obbligato a farlo. E quindi non mi sento un precario, perché lo faccio se mi va, visto che mi va, insomma, continuo a farlo. Però, sì, insomma. Hai citato i concerti, ci puoi già anticipare eventualmente chi del pubblico che ci segue da casa volesse venire ad ascoltare dal vivo, oltre che in rete? Noi stiamo preparando un tour estivo dove porterò un mix di cover e le canzoni del mio album. E, abbiamo già messo giù qualche data, altre sono da confermare. Tiro fuori il foglietto con le date, perché a memoria, sì, certo, non me le ricordo, sperando di non prendere la lista della spesa.
Beh, ci racconti anche quella, così scopriamo le tue abitudini alimentari. Ecco qua, l'avevo messa qui, che la lista della spesa invece era qua. Allora no, il tour, il booking dei concerti è curato dalla Fly Creative, che è un'associazione culturale, che fa capo a Sante Cavaliere, che è la persona che mi sta curando il booking. E al momento le date fissate sono il 29 marzo al Wolf Pub di Rovigo e il 18 maggio al Renegade di Ficarolo. Sì. Queste sono quelle fissate. Se andate nel mio sito www.fabiopoli.com vedrete a mano che vengono confermate tutte le altre date. Nello specifico quest'estate faremo appunto Fabio Poli e Viaggio Libero, che sono una mia band storica con la quale suono da una decina d'anni, dove faremo classici di Lucio Battisti riarrangiati e le canzoni del mio album. Ci puoi già anticipare qualcosa con la tua meravigliosa chitarra Taylor? Di Battisti? Di quello che vuoi. Ma allora, visto che abbiamo parlato tanto di sociale, farei una canzone d'amore così. Volentieri. Che si chiama? Beh, vorrei fare il pezzo di Battisti a questo punto, sì, se posso. Amarsi un po'. Amarsi un po' è come bere più facile è respirare. Senza nascondersi, manifestandosi, si può eludere la solitudine, però, volersi bene, no. Partecipare è difficile, quasi come volare. Dav dav tu da, davi 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 da. Sempre affascinante. Sì, si potrebbe andare avanti a fare tutti gli album. Bellissimo ascoltarla. Questa è una delle cover, assieme ai brani originali del CD capolavoro assoluto di Fabio Poli, che il nostro gradito ospite proporrà in tournée a partire dalla fine di marzo. Alla fine di marzo ci saranno due date in Polesine, ma potete vedere www.fabiopoli.com nel suo sito, appunto, tutto il programma dell'estate intensa da vivere in musica anche con Fabio Poli. Noi siamo estremamente grati, non si dice magari nel tuo mondo un in bocca al lupo, ma comunque diciamo che sia un crescendo di soddisfazioni per Fabio Poli. Grazie. Grazie per essere stato con noi. Fabio, lo congediamo adesso, ricordando domani Sette in Punto si occuperà con uno speciale carceri curato da Valentina Polati di un argomento di estrema attualità e forza, anche dal punto di vista emotivo. Noi congediamo il nostro gradito ospite Fabio Poli anche perché introduciamo un video che conclude questa nostra mattinata insieme, che si chiama Voglio fare il Papa Boy. Di estrema attualità anche, direi. Eh sì, parliamo di Papa Boy. Grazie Fabio Poli, buona giornata. Grazie. E ora torai suoi! Come sia? Capivo? Sì, sì! Capivo picciai ieri sera? Sì! Capivo imbriagai ieri sera? Sì! Questa qua è una partita importante. Ora qua, fa anche modei da uomo di sto giocatore qua. Ragazzi, ti che te sia a Rovigo, non sta a fare il protagonista, ti ho detto. Perché è la squadra che vince, sì o no? Sì! E ora, batti, mai paura, sì! Testa alta, prima luna, vai! Voglio fare il Papa Boy, voglio fare il Papa Boy, e scrivere i miei sacri ed essere buono come voi. Voglio fare il Papa Boy, un po' buonista e un po' cowboy,
col limone, non guardare le figure su Playboy. Voglio fare il Baba Boy, assolutamente sì. Giù a San Pietro come fosse la finale di Champions League. Fare la comunione, mangiare dei panini, dire con tono solenne che gli ultimi saranno i primi. Canta la canta la canta. Voglio fare il Baba Boy, puntando dritto al paradiso, col mio zainetto e col mio sorriso. Voglio fare il Baba Boy, assolutamente sì. La bambina, l'asia, i miracoli e pesce al venerdì.